Bentornati all'Aria che tira estate. C'è un brutto clima che si respira nel paese in questo ultimo scorcio di estate. A rendere malsana l'aria che tira sono questioni che, pensate un po', riguardano la nostra salute dopo ben 19 mesi di pandemia globale. Ieri un collega di Repubblica, Francesco Giovannetti, a cui va tutta la nostra solidarietà, è stato preso a pugni da un militante Novax. Il professor Matteo Bassetti, tra poco sarà nostro ospite, è stato inseguito fin sotto casa e minacciato. Domani, giorno di avvio dell'uso del Green Pass anche sui treni, i disobbedienti del vaccino minacciano blocchi ferroviari. Da mesi nel paese si è creata una contrapposizione patologica, i paladini della verità contro gli alfieri del dubbio, i primi tacciati di essere pecore, schiavi di una dittatura sanitaria, gli altri accusati di sventolare la libertà dell'ignoranza e dell'antiscientismo. Diciamolo chiaramente, se nessuno di noi si fosse vaccinato, oggi conteremmo molti più morti di quei 129.000 che il Covid in questi mesi si è portato via. Ma forse non aiutano la campagna di convincimento alla immunizzazione, iniziative che affiancano alla punizione anche la gogna. Fanatismo da crociata non è mai una buona soluzione, come forse non è mai una buona idea dividere il mondo tra buoni e cattivi, a Roma come a Kabul. Sigla.